C'era una volta, in un lontanissimo paese d'Oriente, tantissimi anni fa, un sarto poverissimo. Ma questo sarebbe stato niente se non avesse avuto un figlio addirittura ribelle, disubbidiente, bighellone, che si chiamava Aladino. Ora avvenne che un giorno capitò in casa di questo sarto un vecchio mercante molto ricco, che dopo aver detto d'essere un lontano parente, si stabilì in famiglia. Parlava molto con il giovane ed infatti Aladino era sempre con lui. Un giorno, mentre stavano passeggiando lungo il sentiero di un bosco, il vecchio improvvisamente disse: Senti Aladino, ragazzo mio, io voglio che tu per sempre ti possa ricordare di me. Dimmi, ti piace questo anello? Oh, è magnifico. Prendilo, è tuo. Te lo dono, ma tu in cambio devi però rendermi un favore. Parla pure, signore, e io farò. Allora guarda e non spaventarti. Abdullah! Ehi, Madu! Abdullah! Ehi, Madu! Abdullah! Ehi, Madu! Per la barba del sultano, si è spalancata la terra! È l'ingresso d'una caverna! Appunto, Aladino, d'una caverna. Ora tu ti calerai in questa buca e andrai a prendermi una lampada che arde proprio nel fondo della caverna, sì! L'hai promesso, Aladino, ricordalo! Sì, l'ho promesso. E allora andrò! Aladino discese nella buca, giunse in una grotta piena di alberi carichi di pietre preziose dai colori più strani, raccolse la lampada richiesta dal vecchio mercante che era in terra accesa. Deve avere un valore ben grande questa lampada, superiore a tutte queste pietre preziose. Chissà che strano potere avrà. Aladino! Aladino! Hai trovato la lampada? Sì, vengo subito! Bravo, ragazzo mio! Sì, è proprio questa! Dammela e poi ti aiuterò a salire! Dammela! Ma io, signore, desidero una ricompensa e soltanto dopo che me l'avrai data ti consegnerò la... Insolente screanzato! Dammi subito quella lampada! Non te la darò! Ah, è così? Bene! E allora te ne pentirai! Ti farò morire come un cane sepolto vivo! Abdullah Imanu! Abdullaymadu! E così come si era aperta, alle parole magiche, la terra si rinchiuse. Aladino cercò una via d'uscita di qua, di là, ma che niente. Finì per mettersi a piangere e senza volerlo strofinò ripetutamente l'anello che il vecchio mago gli aveva donato. Meraviglia delle meraviglie! In una nube di fuoco ecco apparire un genio gigantesco. Mi hai chiamato, padron mio? Chiedi, al resto penso io. Un genio. Magia. Fammi subito uscire di qui e tornare a casa. Questo solo hai comandato, sarai subito accontentato. Aladino, figlio mio, credevo proprio che non tornassi più. E lo zio? Madre mia, che momenti! E raccontò tutto per filo e per segno. La donna esaminò la lampada e trovandola solo sporca, cominciò a strofinarla. Eccomi, padroni! Eccomi qua! Vorremmo un gran pranzo e poi un ricchissimo palazzo.
e dei vestiti magnifici e dei servi. Solo questo hai comandato? Ti verrà subito dato! Insomma, tutto oltre l'immaginabile. Ed ogni giorno poi ne accadeva una nuova. Un mattino, verso l'alba, Aladino vide accanto ad un laghetto Fatima, la figlia del sultano, e se ne innamorò pazzamente. Non dormiva più, non mangiava più, e sua madre, vedendolo in quello stato, decise di recarsi dal sultano per chiedere la principessa in sposa. Mio magnifico sultano Abdullah, mio figlio Aladino mi ha incaricato di chiedere in sposa a tua figlia, la bellissima Fatima. Vorrai gradire, spero, questi modesti doni che mi sono permessa di portarti. Che vedo! Tu mi hai portato delle gemme, delle magnifiche pietre preziose di grandezza eccezionale per la barba del profeta, davvero degne di un sultano! E le nozze si celebrarono. Ma un giorno ecco rientrare in città il vecchio zio, ancora pieno di collera per quanto era venuto alla caverna. Aladino gli aveva rubato la lampada? Avrebbe ben saputo lui trovare il modo per riprenderla. Infatti il vecchio non ebbe difficoltà a trasformarsi in mercante di lampade e, trascinando un piccolo carro carico di mercanzia, cominciò a girare intorno alla casa di Aladino. Lampade! Lampade bellissime, splendide lampade! Chi è che vuole di queste lampade? Tu bellissima Fatima, non ne vorresti una? Guarda come brillano. Che belle, sono proprio belle, in confronto poi a quelle che abbiamo noi a casa tanto in cattivo stato. Ah, portamela e ti dirò quanto potrò valutartela. Corro a prenderla. Eccola, guarda, è brutto, lo so, specie confrontato alle tue. Tu sei molto, ma molto bella, Fatima, ed io vorrei farti un regalo. Cambierò la tua lampada con una delle mie. Scegli quella che vuoi. Davvero? Oh, guarda, potrei avere questa grande. Ah, è tua, prendila. E questa è mia. Mia. Vedi, Fatima? Basta solo strofinare un po', così, ed anche la lampada più brutta torna ad essere bella. Bella! Bella! Padron mio! Eccomi qua! Il tuo schiavo! Ubbidirà! Voglio che questo palazzo e tutto quanto lo circonda e contiene sia portato nel deserto africano! Tutto! Come d'incanto, palazzo, servitù, cavalli, Fatima sparirono, e al loro posto restò un prato deserto, così che quando Aladino tornò, comprese subito, strofinò allora l'anello e dal genio apparso chiese: che cosa ne è avvenuto di Fatima e della mia casa? In Africa sono stati trasportati e dal mago imprigionati! Presto allora, presto, andiamo, presto! Aladino, liberami, il mago vuole sposarmi! Non lo farà, Fatima non lo farà. Non appena verrà qui, tu gli verserai nel vino questo potentissimo veleno. Eccolo che viene, Aladino. Nasconditi, per amor del cielo, nasconditi. Eh,
ti trovo spaventata. Qualche cosa non è andata? Non è spavento, mio signore. È che quando ti vedo mi batte forte il cuore. Questo mi fa davvero piacere. Ecco, io vorrei brindare, vorrei bere. Ecco, un momento e sono da te. Ecco il vino, le coppe, questa è per te. Bevo alla mia felice sorte! Ecco Fatima, il veleno ha fatto effetto. La lampada, Ladino, gli è caduta la lampada, prendila! Oh, finalmente! Ed ora... Sarai subito accontentato! E così, bambini, tutto è finito bene. Il cattivo è stato punito, Fatima non sarà più avventata e l'amore ha trionfato. Aladino e la sua sposa vissero molti e molti anni e la lampada fu rinchiusa in uno scrigno 3 volte foderato d'acciaio, di cui solo Aladino aveva le chiavi.